Ciao a tutti e bentornati alla classifica dei segni zodiacali più fortunati per la settimana che va dal 23 al 29 di settembre 2024. Diciamo che questa è proprio la settimana che segna il momento di fare il cambio degli armadi, ma metaforico, con il pianeta dell'amore, Venere, che entra nel segno dello Scorpione e preferisce decisamente stare sotto le coperte che non uscire a bere l'aperitivo. Un po' solitario e un po' intimo, vedetevela voi. Comunque, anche Mercurio, che è il pianeta del pensiero, passa da Vergine a Bilancia, ma prima di passarci si oppone a Nettuno, il che significa che la fantasia è così senza freni che potrebbe anche fare il giro e diventare confusione incontrollata. Occhio, magari le decisioni importanti le rimandiamo alla settimana prossima, ok? In dodicesima posizione troviamo subito il Leone. E niente, con anche il pianeta dell'amore, cioè Venere, che si piazza a sfavore, caro Leoncino, ti vedremo infilare il pigiamone di flanella già alle 18:30 con nessuna possibilità di trascinarti fuori per una seratina pazza. Il massimo del brivido sarà riguardare le vecchie puntate di una serie TV e anticipare le battute dei protagonisti. Hai proprio bisogno di coccole, si vede. Undicesimo posto per l'Acquario. Per fortuna, per la fine della settimana arriva il pianeta della chiacchiera a tuo favore, parliamo di Mercurio, perché se aspettiamo le coccole, la dolcezza e l'amore in qualsiasi forma, stiamo freschi, Acquario. Venere è a sfavore e tu le tue gioie preferisci vivertene in assoluta solitudine e autonomia, che si sa che da sempre è il tuo forte. Con tutto quello che ti frulla nella testa non hai mica bisogno di qualcuno che ti distragga, anzi ti darebbe proprio fastidio. In decima posizione c'è l'Ariete. Continui ad essere pronto a scattare come la serratura della macchina. Basta davvero un clic, Ariete. Il bello però è che da questa settimana torna almeno il pianeta dell'amore a favore e tu accetti di essere coccolato e consolato dopo che ti sei arrabbiato. Mi pare già un ottimo risultato. Ho l'impressione però che tu abbia più voglia di lamentarti che non di avere reali consigli per risolvere i tuoi problemi. O no? Al nono posto c'è il Toro. Si sa che tu sei il segno del godimento per eccellenza e non solo quello calorico e culinario. Bene, per questa settimana prepara però il frigorifero pieno, perché per quanto riguarda i baci sarai praticamente a dieta. In compenso, grazie a Marte, le voglie ribolliscono e tu non hai alcuna intenzione di stemperarle, quindi molto hot e poco sweet, ma ce ne faremo una ragione. In ottava posizione c'è il Sagittario. Tieni duro ancora per qualche giorno e poi potrai ricominciare a fare il prof, proprio come piace a te, quello che corregge tutti, anche la punteggiatura nel parlato. Il pianeta del pensiero, cioè Mercurio, torna a favore e tu lo sfrutterai tutto per lamentarti dell'amore, dato che Venere in compenso passa, non proprio a sfavore, però in una posizione dalla quale ti farà sentire inadeguato, come il bikini a fine settembre. Al settimo posto c'è il Capricorno. Ho delle buone e anche delle cattive notizie, Capricornone. Quale vuoi per prima? Scelgo io, ovviamente. Partiamo con le cattive. Per cui da fine settimana al nervosismo si aggiunge un blocco intellettuale, come quando la lavatrice indica un errore e non si riesce a decifrarlo manco col libretto delle istruzioni. Insomma, sei in stallo, Capricorno. In compenso, e qui la bella notizia, torna l'amore. Quindi sai già a cosa dedicarti quando sembra che nessuno riesca a capirti. Al sesto posto ci sono i Gemelli. Non ci si lamenta, Gemelli, o almeno non si dovrebbe, dato che il cervello si sta riavviando, anche se con i suoi tempi, come un vecchio computer aziendale quando fa l'aggiornamento. E l'amore sta soltanto cambiando forma. Da tenerone passa ad essere piccante e succulento. Ma direi che non va malissimo, soprattutto per essere sempre l'anno con Saturno contro, insomma. Quinto posto per la Bilancia. La buona notizia è che arriva Mercurio nel tuo segno, verso metà settimana. E dato che hai anche il favore di Giove, puoi sbottonare i tuoi pensieri, i progetti e anche quelle considerazioni che ti vengono spontanee e che di solito trattieni come la pipì in auto. Ecco, adesso lascia che siano i tuoi pensieri a guidarti, senza mettere loro dei freni. La cattiva notizia invece, Bilancia, che poi è una cosetta, è che Venere ti abbandona, ma tu resti sempre elegante, come una penna stilografica da taschino. Quarto posto per la Vergine. Sfrutta i primi giorni della settimana nei quali qualsiasi cosa dirai, fosse anche la lista della spesa o le istruzioni per l'estrattore di succo di carota, risulterai sexissima e praticamente irresistibile. E dato che a te di dire cose
viene benissimo, direi che puoi sfruttare molto la situazione. Ti si ama soprattutto perché sei rassicurante, come la signora della lavanderia che promette di togliere la macchia dal tuo vestito preferito. Terzo posto per i pesci. Preparati, pesciolone, che c'è proprio una risalita, addirittura un'impennata, che poi nel weekend diventa praticamente uno spettacolo pirotecnico a Dubai. Sei ripieno d'amore in ogni cellula, tanto che brillerai di luce tua propria, meglio di un pannello solare. Bello e anche buono, ma voglio esagerare. Da metà settimana torna anche Mercurio a favore, quindi bello, buono e pure simpatico. Tutto quello che hai sofferto prima adesso diventa argomento di intrattenimento anche all'aperitivo. Secondo posto per il Cancro. Vinci il premio del segno più desiderato della settimana e la fascia non te la toglie proprio nessuno. Questo tuo nuovo modo di prendere la vita con coraggio, manco fosse Indiana Jones, ci piace parecchio e non ci sarà riunione col capo o novità che ti facciano perdere il sonno. Tu al massimo dormi meno, solo per dedicarti a spensieratissime ore di sesso. E al primo posto nella classifica dei segni zodiacali più fortunati questa settimana c'è lo Scorpione. L'amore trionfa in te e intorno a te e tu lo accogli come una sposa con gli applausi, che siamo ancora un po' di stagione. Anzi, ti senti tu quello che a dispetto di ogni dignità nelle serate danzanti inizia il trenino e sta pure alla posizione della locomotiva. Vince la voglia di divertirti e anche quella di ancheggiare come una colombiana quando parte la salsa. Vi aspetto sempre qui anche la settimana prossima con la classifica dei segni zodiacali più fortunati. Ciao!